Donne, voglio far riferimento al messaggio lanciato da Don De Capitani. Donne, ribellatevi. E lo dico con forza, ribelliamoci, perché la donna italiana non può essere raffigurata in Italia e nel mondo come la prostituta pronta a vendersi pur di accedere al potere istituzionale o mediatico o ambedue. Non possiamo identificarci a persone pronte ad accedere alle alcove dei potenti pur di far strada, perché ne vale del merito, ne vale della conoscenza, ne vale della preparazione professionale, culturale, è quello che conta. Non ci dimentichiamo che l'Italia si basa prima di tutto sull'immagine della donna, la donna madre, la donna che educa i figli, la donna che insegna, la donna che si è battuta durante la resistenza a fianco dei partigiani, la donna che si è battuta per avere accesso al voto, la donna che ha permesso a questo paese di crescere sul piano sociale, culturale ed economico, con il suo studio, il suo impegno, il suo lavoro. E quella la donna italiana non può mai essere rappresentata da una signora X che si ammanta di beltà e con quello fa strada e fa carriera. Noi dobbiamo recuperare la nostra dignità perché ce la meritiamo ampiamente. Non ci dimentichiamo che siamo la porta dell'Oriente e dell'Occidente. La cultura italiana parte dal Mediterraneo e dall'Europa e da qui è partita nel mondo. Noi siamo l'espressione di una storia millenaria, di saperi, di conoscenze e di culture. Noi non dobbiamo permettere a delle figurine di calendario di rappresentarci né nelle istituzioni né a livello mediatico. Le ballerine, le letterine stanno bene nella TV di chi vuol seguirla, ma dobbiamo fermare l'emorragia. La donna italiana ha ben altro da rappresentare in Italia e nel mondo, ne vale del nostro futuro.